Buongiorno, oggi altra gita breve, come tutte quelle di questo periodo per ritagliarci un po' di spazio. La giornata non è proprio delle migliori, c'è un po' di nebbia, però ci facciamo un bel giretto sul Monte Alpe. Direte quale Alpe? Perché ce ne sono tante in effetti. Stiamo parlando dell'Alpe di Porale, detto anche di Porale proprio per distinguerlo dagli altri Monte Alpe. Partiremo dalla Sella di Castagnola. Abbiamo lasciato la macchina in un ampio parcheggio che si trova, vedete, noi proveniamo da quella via lì, subito girando a destra. Cabruzzi vi spiega come siamo arrivati. Può arrivare dal centro di Genova uscendo a Busalla oppure percorrendo anche la strada statale facendo il valico dei Giovi e poi passando Busalla andando verso Roncoscrivia, dopo aver superato Borgo Fornari, sulla sinistra c'è l'indicazione voltaggio Passo della Castagnola e quindi in 40 minuti dal centro di Genova, traffico permettendo, si arriva in questo posto un po' più tranquillo. Sella di Castagnola, che è a 575 metri sul livello del mare, ed è il valico che divide la Valle Emme dalla Valle Scrivia. È lo spartiacque tra le due valli. Come al solito noi troviamo le nostre gite soprattutto sul sito di Andrea, l'appenninista. In realtà ci sono tre itinerari, uno da Roncoscrivia che è stato abbastanza abbandonato, uno da Arquata Scrivia e quello più semplice, più veloce e anche forse quello più usato dagli escursionisti è proprio quello che percorreremo oggi. Superiamo queste belle villette nell'abitato di Castagnola. Si prosegue su strada asfaltata in un punto che sarebbe molto panoramico se non ci fosse oggi un nebbione incredibile, quindi vi dovrete fidare un po'. Intanto si intravede la cappelletta. Del monte che loro non vedranno perché con la GoPro adesso è veramente difficile. Comunque il Monte Alpe è proprio di fronte a noi, accanto a questo ripetitore. Arriviamo a Chiappa. Quante volte abbiamo sentito questo toponimo che fuori dalla Liguria fa molto ridere, anche se in realtà è un termine molto antico che già esisteva nell'italiano puro, diciamo, perché Dante, per esempio, nel 24° canto dell'Inferno, cita le chiappe come pietre sporgenti, insomma, che rendono difficoltoso il passo del camminatore, e quindi anche lui si deve arrampicare su queste chiappe. La chiappa in realtà è la roccia, la pietra, poi la ciappa in genovese è la lastra tipicamente di Ardesia che viene usata per i tetti, e non solo a Genova, appunto, anche nei dintorni di Genova. Quindi la ciappa, la chiappa compare tantissime volte, il Monte Chiappozzo, e così come le mura delle chiappe e tantissimi altri toponimi che abbiamo incontrato. Una curiosità per i genovesi: andando verso il Parco delle Mura troverete Villa Quartara, se arrivate da giù. Su Villa Quartara c'è l'iscrizione proprio che riporta i versi di Dante in cui si parla appunto delle chiappe. E nel frattempo comincia a vedersi un po' meglio la meta della nostra breve escursione di oggi. Dopo circa 2,5 km trovate questa indicazione sulla sinistra, noi proseguiamo però sull'asfaltata. Considerate che si può arrivare più su in macchina, ovviamente, rispetto a dove l'abbiamo lasciata noi, ma troviamo che una parte del percorso, visto che comunque sarà un percorso abbastanza breve, una parte del percorso è un peccato farsela in macchina perché comunque è una via molto tranquilla e all'interno comunque di abitati davvero carini. Eccolo qua il nostro Monte Alpe, 836 metri di altitudine.
Abbiamo continuato sulla asfaltata, ci stiamo avvicinando alla cappelletta. Vedete che sulla sinistra, volendo, c'è posto per parcheggiare e quindi fare la gita ancora più breve, ma come detto poco fa, noi vi consigliamo di farla a piedi, è veramente molto molto piacevole. Allora, quando vedete questa grande piazzola dove si può lasciare l'auto, sulla vostra sinistra, siamo arrivati proprio sotto a queste paretoni di conglomerato. Quindi quando siete qua sotto c'è una svolta verso sinistra. In realtà è un raccordo, il sentiero si può prendere anche prima, ma noi non abbiamo visto l'imbocco, quindi va benissimo questa, che è anche abbastanza ampia. Vediamo la strada qua sotto, probabilmente questo sentiero partiva dal parcheggino che vi abbiamo fatto vedere prima, dove era parcheggiata la Jeep. Vedete che ci siamo raccordati però senza alcuna difficoltà, sono entrambi belli sentieri. Noi proseguiamo sempre sul sentiero principale, quello più largo, ogni tanto c'è qualche scorciatoia, ma è veramente molto comodo e sarebbe davvero panoramico, ve lo assicuriamo. Peccato che oggi non si veda una mazza. Ecco, abbiamo fatto questa curvona a gomito e da adesso in poi andiamo dritti sul contrafforte che divide la Vallemme dalla Valle Scrivia e arriviamo alla Cappelletta del Monte. E come ogni Monte Alpe che si rispetti, ci sono le mucche. Solo l'ultima parte un pochettino più ripida, no? Sì, sì, confermo. Questa è una di quelle escursioni in cui non riusciamo a farvi vedere i paesaggi, perché così capita, ahimè, però dovete immaginare che da qua in realtà la vista è abbastanza ampia, potreste vedere fino all'Antola, potreste vedere il Tobbio, potreste vedere il Monte delle Figne, il Taccone, il Monte Leco, tutti o già a meta di nostre escursioni o prossime escursioni sul nostro canale. Però va così, quando ci sono le giornate nebbiose bisogna godere dell'immaginazione e immaginarsi quello che si vedrebbe. Intanto questa è la cappelletta che trovate in cima all'Alpe. E di fronte il non panorama. Come sempre chiediamo agli avventurosi che venissero a rifare questa gita dopo di noi, se la trovate con il bel tempo mandateci le foto dei panorami, che ci fa molto piacere. Noi adesso però torniamo indietro perché avevamo proprio solo una mezza giornata, quindi è una gita super veloce. Oltretutto c'è anche molto vento oggi, adesso sono dal lato non ventoso ma c'è tanto vento, quindi fatichiamo a parlare, a dire più cose. Ci vediamo giù. Decidiamo di fare questa piccola scorciatoia che a salire abbiamo ignorato, la trovate sulla sinistra. A un certo punto trovate molte variazioni che vi permettono, scendendo sulla destra, di ricongiungervi al sentiero principale. Eccoci arrivati al punto di cui vi dicevamo all'andata, adesso noi scendiamo direttamente verso quel parcheggino che vi avevamo fatto vedere e quindi tagliamo il pezzettino in più che abbiamo fatto all'andata.
in teoria dovremmo essere sul sentiero E1. In realtà noi abbiamo visto solo un paio di segnavia molto molto danneggiati, ma è super intuitiva questa escursione, non si può sbagliare. Eccoci sbucati a ridosso del parcheggino. A questo punto noi riprendiamo la strada asfaltata da cui siamo venuti e andiamo a concludere questa breve gita che, secondo noi, con il bel tempo e una bella giornata limpida, potrebbe regalare veramente dei panorami interessanti. È una sorta di piccolo Tobbio. Concluso questo breve giro, che potrebbe essere molto appagante con un panorama limpido, quindi consideratelo comunque. È un giro da 2 ore, noi abbiamo impiegato 2 ore di buon passo, escluse le pause, che però non abbiamo fatto perché avevamo troppo poco tempo, quindi ci siamo fermati proprio 5 minuti in cima. Il dislivello totale è intorno ai 280 metri per una lunghezza di circa 7,5 km. Piccolo consiglio, un po' come il tratto ultimo di salita verso il Tobbio, è una salita rocciosa esposta al sole, quindi scegliete possibilmente giornate fresche e non troppo solatie. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.